L'iniziativa Rompiamo il Patto coinvolgerà l'intera Lombardia. Ieri sera, per esempio, è stata presentata alla stampa anche nella sede della Lega Nord di Bergamo. Sentiamo allora i vari rappresentanti orobici. Daniele Belotti, ancora una volta è da Bergamo che si rialza la testa, rompiamoilpatto.org, un sito dove i comuni virtuosi possono far sentire la loro voce. Sì, questa è un'iniziativa che sta portando avanti la Lega Lombarda a livello di segreteria nazionale. Noi facciamo la nostra parte, essendo la provincia che ha più amministrazioni comunali e guida leghista, ne abbiamo 50, però l'obiettivo è quello proprio di andare oltre la Lega, non fare una battaglia di partito, ma fare una battaglia di territorio, perché i cittadini, al di là del sindaco che hanno, che sia di sinistra della Lega, del PDL o quello che è, i cittadini bergamaschi, i cittadini lombardi sono penalizzati da un sistema, quello del patto di stabilità, che penalizza i virtuosi, penalizza chi ha amministrato bene e invece premia gli spreconi e chi ha fatto festa negli ultimi 30-40 anni. Se guardiamo solo alla questione dei dipendenti, che è quella più evidente, ma non l'unica, che si può mostrare, si può vedere che ad esempio noi abbiamo fatto dei volantini in cui andiamo a mettere i raffronti, abbiamo comuni in provincia di Messina, o in provincia di Agrigento, come il famoso Comitini, comune di 960 abitanti che ha qualcosa come 64 dipendenti, quindi un dipendente comunale ogni 15 abitanti. Lo prendiamo come raffronto un comune di Fino del Monte, in Val Seriana, che ha 1146 dipendenti, quindi ne ha 200, poco più che 200 di più. Di abitanti, scusate, i dipendenti sono 3, quindi hanno un dipendente ogni 382 abitanti. Allora, parliamoci chiaro, questi oggi sono stipendi legati all'assistenzialismo e al clientelismo, ma domani sono pensioni. Quindi noi dobbiamo sempre pensare anche ai nostri giovani, ai nostri lavoratori, che non hanno nessuna prospettiva di raggiungere la pensione sicura. Perché? Perché dobbiamo anche mantenere tutti questi costi legati agli sprechi, all'assistenzialismo, che non sono patrimonio delle regioni del nord. Quindi la baracca così non sta più in piedi, bisogna imparare a rialzare la testa qui e bisogna che imparino a camminare con le loro gambe da altre parti, però così noi non possiamo più permetterci di andare avanti. Alberto Ribolla, oggi è stata presentata un'iniziativa davvero interessante, un'iniziativa trasversale, non soltanto della Lega. Questa è un'iniziativa che vuole coinvolgere tutti i comuni virtuosi che sono in Lombardia, sono al nord, comuni virtuosi che sempre di più devono pagare uno scotto allo Stato centrale e ai comuni del sud, sia in termini di patto di stabilità, sia in termini di virtuosità e di risorse. La legge di stabilità che è in discussione in questo momento in Parlamento è solo un pannicello caldo per i comuni virtuosi del nord. Intanto hanno tolto il criterio di virtuosità per i comuni più virtuosi e quindi questi comuni sul patto non avranno alcun beneficio. Poi hanno cambiato nuovamente i parametri e hanno cancellato qualsiasi criterio di virtuosità e qualsiasi alleggerimento del patto sul 2013, che anzi è peggiorato. Per il 2014, ripeto, c'è questo pannicello caldo di 1 miliardo di euro, che però è niente rispetto a quello che, seppur piccolo, era stato fatto nei mesi scorsi, ad aprile e maggio del 2013, col decreto sblocca crediti. E nel 2015, nel 2016 la situazione peggiora sensibilmente, come anche scritto nella relazione alla legge di stabilità. I comuni avranno un patto di stabilità ancora più grave, ancora più duro, e obiettivamente i comuni del nord sono stufi di continuare a pagare per i comuni del centro-sud, che, come peraltro dice la campagna rompiamoilpatto.org, che è, ripeto, una campagna trasversale, i comuni del sud appunto hanno 10 volte, 30 volte, 40 volte dipendenti rispetto ai comuni del centro-nord. Siamo con l'assessore al bilancio del comune di Bergamo, uno di quegli assessori, e così in tutta la Lombardia, un po' incavolati per questo patto di stabilità. Sì, penso di essere sinceramente in buona compagnia. E il patto di stabilità, penso che lo sapete tutti, sostanzialmente è un meccanismo che crea dei vincoli esterni al bilancio del comune. E il meccanismo che noi abbiamo in questo momento è un meccanismo che vincola i comuni soprattutto sulla spesa in conto capitale, non permettendo di spendere neanche con le risorse proprie. E quindi questo meccanismo
che doveva essere rivisto sostanzialmente con la legge di stabilità, e quindi è stata fatta una grande pubblicità di questo, modifica leggermente i saldi di questo patto, ma non stravolge sostanzialmente il meccanismo. Tenete conto che il Comune di Bergamo deve garantire un saldo positivo sostanzialmente tra le entrate e le uscite di più 12 milioni di euro. Questi milioni vengono garantiti, quindi vengono sottratti sostanzialmente gli investimenti. La manovra che è stata ipotizzata dovrebbe incidere intorno ai 2 milioni e 4, 2 milioni e mezzo di questo saldo. Quindi capite che modifica un attimino il saldo, ma non crea quel volano che serve per gli enti locali per effettuare gli investimenti. Luisa Pece, oggi parte un'iniziativa davvero interessante, rompiamo il patto, e ce n'è bisogno anche a Bergamo. Sicuramente sì, noi vogliamo come sezione di Bergamo sensibilizzare la cittadinanza con dei numeri che parlano da soli e che mettono in evidenza come il Comune di Bergamo sia virtuoso, come il Comune di Bergamo abbia la possibilità con i suoi soldi di fare innumerevoli azioni sul territorio di cui abbiamo estrema necessità, e come invece tutto questo sia impossibile con il patto di stabilità. Se vogliamo dare dei numeri, il Comune di Bergamo ha 875 dipendenti per 121.137 abitanti ed è capoluogo e offre servizi anche alla provincia, e invece due comuni della Sicilia, uno piccolo, medio, Recalmuto con 10.000 abitanti, 299 dipendenti, Palermo 650.000 abitanti, 21.450 dipendenti, rapporto 1 a 30, il che equivale a dire che se Bergamo dovesse corrispondere a questo avrebbe non 875 ma 4.000 dipendenti.